Esistono degli strumenti dove vai appunto a misurare
l'intensità del campo magnetico, che appunto è arrivata a classe, prima era a classe 8 ed è passata a classe 9. Quindi noi adesso esploriamo queste aurore, che sono molto belle da vedere, ma però è un indice di un cambiamento della Terra, perché appunto è una cosa che, oltre molto bella da vedere, è pericolosa. Perché pericolosa? Nel senso, perché questo campo magnetico, questa anomalia del Sud Atlantico che si sta sempre più indebolendo, fa sì che renda appunto pericoloso il vivere sulla Terra. Cioè, si potrà passare che più avanti non si potrà più vivere sulla Terra, perché appunto è un indice. Queste aurore rosse sono indice che appunto il campo magnetico si è indebolito così tanto e le radiazioni riescono a scendere al di sotto dei 100 km dell'atmosfera terrestre, fino a quando arriveranno appunto fino a noi. Quindi questo non è una cosa da sottovalutare, anzi rappresenta un pericolo imminente, perché se dovesse venire una tempesta solare ancora più esplosiva, ancora più forte, potrebbe mandare in tilt tutte le centraline elettriche, tutto quello che riguarda l'elettricità, e quindi si potrebbero verificare dei blackout energetici, come si sono verificati negli anni 2000, dove c'è stata anche allora una tempesta solare di abbastanza potente, insomma. E quindi bisogna stare attenti, perché queste appunto aurore rosse sono belle da vedere, però è indice che la Terra sta cambiando, perché siamo entrati in un flusso di energie cosmiche dove avverranno appunto questi cambiamenti. Però questo è un altro argomento che ve ne parlerò sicuramente più avanti, e speriamo appunto che non ci siano altre espulsioni di massa coronale più intense, perché vi ripeto, il periodo di massimo di 11 anni che il Sole passa, appunto, si verificherà il massimo tra 2024 e fine 2025, quindi abbiamo ancora un anno per vedere, perché se si sono verificate appunto queste aurore adesso, non possiamo immaginare cosa potrà succedere più avanti, sperando ovviamente di no. Comunque ecco, io vi ho spiegato appunto questo effetto delle aurore, che si vedono appunto a basse latitudini, e quindi ci sono anche delle app che si possono scaricare per appunto vedere gli indici EQP, l'ovale aurorale, lo stato delle tempeste geomagnetiche, se sono previste appunto, prevedono appunto delle espulsioni di massa coronale, ovvero di plasma, il vento solare, che appunto, come a
e vi saluto.